Buongiorno, buongiorno, cerchiamo di essere un po' allegri. Quindi, mentre guardo un film horror che mi hanno consigliato, ovvero Sky TG24, scusate, battuta squallida, però va bene, dettaglio, ormai sono fissa su Sky TG24, guardate, mi sudano le mani. Comunque, vi mostro, ho rifatto le unghie, settimana scorsa ormai. Con mascherine e cose varie. Va bene, comunque vi mostro i colori matte velvet. Ormai ci sono parecchi video che ve li hanno mostrati. Perline per Bijou aveva fatto qualche bag di questi colori e come sempre Valeria non le si può dire, ah, anche a me piacciono, che zacca arrivano. E va bene, ti amo, Vale. Comunque, ho chiesto consiglio se vi poteva interessare il video, la mia opinione, nonostante ormai ci fossero già altri video sul tema, mi è stato detto di sì. E quindi, ovviamente, eccoci qui. Allora, prima bag, Matte Velvet Forest Green Bag. Tutte le bag contengono le quattro tipologie di perline, quindi sono le Paisley, le Ginkgo, le Super Duo e le Gem Duo, praticamente come è stato ai tempi con le Bondeli. C'è infatti chi dice, allora io le ho toccacciate le perline ed effettivamente ha senso, chi dice che non sono altro che i colori invernali delle Bondeli e ha senso. Allora io a vederle in foto me le aspettavo più vellutate, più nel senso. Tipo, sapete quel tessuto, com'è che si chiama? Costine, a coste, come si chiama? Quei pantaloni che si mettevano da piccoli con quelle righettine un po' pelosini, mi viene in mente. Me li aspettavo più così, invece effettivamente sono più come la finitura Bondeli. Vediamo, ma ovviamente non si riuscirà, vedete? Cioè, morbidina al tatto sì, ma... non pelosa, ecco, non so come dire. Non è pelosa. Ecco qua. Bravo il mio iPhone che è messo a fuoco. Comunque. E niente, aspettate che la metto via. E quindi abbiamo questo, il colore verde. Se non l'ho messo bene da vicino, è tutto lo stesso colore, quindi io fare... messa a fuoco, avevo detto bravo, poi... Ok. Eccoci qua, queste sono le quattro finiture. Le Ginkgo sono 30 pezzi, le Paisley sono 5 grammi, le Super Duo sono 10 grammi e le Gem Duo sono 5 grammi. Eccoci qua. Devo dire che è un colore che mi piace assai. Credo un pochino difficile da abbinare, ma ho qualche idea. Poi abbiamo la Matte Velvet Purple Wine Bag e stesse quattro tipologie di perline, ma abbiamo quest'altro tipo di colore. Devo dire che anche dalla bustina è molto fedele, quindi qua non ve le sto a tirare fuori. Le quantità sono le stesse, ovviamente. E ci dovrò lavorare, ci dovrò effettivamente lavorare. Poi, ultime perché probabilmente sarà il mio preferito, il Matte Velvet Dark Teal Bag. Adesso non so neanche dirvi se sono ancora disponibili o no sul sito queste bag, non credo, secondo me saranno andate esaurite, ma non si sa mai, io come al solito qua sotto lascio vari link. E sì, questo è decisamente il mio colore preferito tra questi tre, so che ce ne sono tanti altri e al momento solo queste. Eccolo, guardate, eccolo, eccolo. No, non ci arrivi, devi infilarti più sotto. Ciao, vai, sì, ciao, 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 verso l'infinito e oltre, vai. Comunque, sta ballando, ragazzi, piano. Sì, siamo alla terza settimana a casa da scuola qua a Milano per Diego. Va bene, andremo avanti fino al 3 aprile. Non l'avevi capito? No, in effetti non te l'avevo detto per non farti esultare presto. Oh, ho fatto il danno. Ride lui, ride sotto i baffi. Comunque, niente, abbiamo quindi questo colore che è wow, cioè è wow, è proprio wow. A parte che guardate le unghie, siamo sempre lì, eh? Perché diventa così buio ogni tanto? Siamo sempre lì.
E questo è quanto. Queste forse probabilmente sono le prime che userò. No, in realtà, perché non vai a fuoco? Cioè, io ti faccio complimenti e poi fai così. Va bene. In realtà no, probabilmente le prime che potrei usare sono le verdi, perché mi ispirano assai. Adesso mi metto tutto chiaro. Vabbè, ragazzi, impazzito anche il mio telefono. Sei emozionato per il complimento che gli ho fatto. E questo è quanto. Spero vi faccia piacere. Un video un po' così, un po' dai, chiacchiericcio. Ho un po' ricominciato a lavorare. Quindi vedete che già sono diminuita, ho fatto le prime 2 settimane a casa. Questa settimana invece sto lavorando, ci alterniamo io e Patrick, quando è fuori uno sta a casa l'altro, quando l'altro torna esce l'altro. Quindi riprenderò ad avere un pochino meno tempo, sarò sicuramente meno stanca, quindi continuerò ovviamente a perlinare. La voglia è tornata, devo dire che è proprio tornata. Quindi nulla, per ora io vi saluto. Bene. Niente, vabbè, sono una psicopatica. Ci vediamo alla prossima. Ciao!